Lautaro affonda Pioli, il Milan non più, Inter seconda da sola. Il derby sorride ancora all'Inter. Un gol di Lautaro regala a Inzaghi il secondo posto e la prima vittoria in campionato nella stracittadina. Per i nerazzurri, che bissano il successo in Supercoppa Riyadh, è un'iniezione di fiducia importante che li fa restare a meno 13 dei calitri Napoli. Ma che soprattutto permette loro di avvicinarsi con il morale carico ai sempre più vicini ottavi di Champions. Per Pioli l'ennesima mazzata al morale in questo inizio di 2023 da incubo. Risultato giusto. Forse addirittura stretto per i padroni di casa perché il diavolo non è quasi mai pericoloso e tira appena 4 volte verso lo specchio. Una miseria è il segnale di una crisi preoccupante, con il quarto KO di fila compresa la Supercoppa. I due allenatori approcciano la gara in modo diametralmente opposto, Inzaghi conferma la stessa squadra che ha vinto il derby del 18 gennaio a Riyadh, ovvero 3-5-2 con Skriniar di nuovo titolare in difesa insieme ad Acerbi e Bastoni. Darmian e Di Marco sulle corsie laterali, cerniera centrale composta da Barella. Calhanoglu e Mkhitaryan, Dzeko e Lautaro in attacco, Pioli gioca a specchio sugli avversari. Con lo stesso 3-5-2 utilizzato contro il Torino in Coppa Italia. Kalulu, Chiaer e Gabbia formano la linea a tre dietro. Calabria e Hernandez sono gli esterni a tutta fascia, messi a smezzala insieme a Krunic e Tonali più Origi e Giroud in avanti. Leao finisce in panchina, come Lukaku dall'altra parte, ma la bocciatura iniziale del portoghese è quella che fa più rumore. L'Inter palleggia e fa il match, il Milan lascia giocare gli avversari e prova a innescare le sue torri con lanci lunghi. Il primo squillo è di Martinez che da fuori conclude a lato, poi ci vuole una prodezza di Tatarusanu per dire di no ancora al Toro. Pioli chiede di compattare le linee, senza pressare alto, per non concedere spazi ai nerazzurri arrivano al tiro anche con Calhanoglu. Per la terza volta, con Martinez, senza però inquadrare lo specchio. I primi 10 minuti sono un monologo interista. La fedele fotografia del periodo pre-derby delle due formazioni. I padroni di casa ci provano con coraggio. Il diavolo pensa solo alla fase di non possesso anche perché la struttura della mediana, Krunic regista. Messi a Tonali mezzali, non favorisce la costruzione. Il vantaggio interista sembra solo questione di tempo e infatti arriva al 35. Su un corner di Calhanoglu, girato di testa in rete da Lautaro, Chiaer non lo marca e il Toro firma il gol numero 12, in campionato. Il settimo in un derby. Il Milan non reagisce e Tatarusanu evita il raddoppio di Calhanoglu direttamente su calcio d'angolo. I numeri al rientro negli spogliatoi sono mortificanti per i campioni d'Italia, 0 tiri tentati. 0 corner a favore, 27% di possesso e appena 126 passaggi. D'accordo provare a frenare l'emorragia di gol subiti in questo 2023, 18 in 7 incontri prima del derby odierno. Ma l'atteggiamento super difensivo dei primi 45 è comunque troppo. La formazione di Pioli rientra dopo l'intervallo con Brahim Diaz al posto di Messias, addio 3-5-2 spazio al 3-4-1-2, con lo spagnolo alle spalle di Origi e Giroud. La musica è la stessa perché l'Inter resta in controllo e il tecnico di Parma è costretto a cambiare di nuovo, dentro Leao e Sailemakers per Origi e Calabria. Ma niente 4-2-3-1 perché i due marcatori ammoniti, Kalulu e Gabbia, restano in campo. Troppa prudenza. Lautaro si vede negare la doppietta da un'altra parata di Tatarusanu e l'Inter inconsciamente prova ad abbassare i ritmi, più gestione del pallone e meno affondi. Anche perché la freschezza di Diaz e Leao va in qualche modo controllata. Il Milan ci prova con un colpo di testa alto di Giroud e una punizione sballata di Hernandez. Due segnali che Inzaghi non sottovaluta, in un colpo solo escono Di Marco, Mkhitaryan e Dzeko ed entrano Gosens. Brozovic, alla prima nel 2023, e Lukaku. La gara però è cambiata, il diavolo non ha più niente da perdere. Pur senza rinunciare alla linea a tre dietro, ci prova con maggiore convinzione. Alla mezz'ora la prima parata di Onana su tiro di Diaz, poi con un brutto stop Giroud vanifica una bella ripartenza di Leao. Il numero 9 francese prova a riscattarsi su punizione, ma la palla non inquadra lo specchio.
Ora il diavolo ad avere più coraggio e meno da perdere, così il derby è più vivo. Lukaku segna, ma travolge Thiago Massa, fischia prima che la palla entri. Il San Siro nerazzurro rumoreggia e Pioli prova l'ultimo assalto con Rebic per chiare il 4-2-3-1. Inzaghi butta dentro Gagliardini per Calhanoglu e si vede annullare un'altra volta il 2-0. Stavolta dal VAR, per fuorigioco. Tatarusano dice no anche a Lukaku, ma ormai non c'è più tempo. E l'Inter festeggia come in Arabia Saudita.